Buongiorno a tutti. L'argomento della lezione di oggi sono i monomi e i polinomi. Un monomio è un'espressione letterale in cui fra le varie lettere compaiono esclusivamente i simboli di moltiplicazione ed elevamento a potenza. In generale gli esponenti sono dei numeri naturali eh, positivi, in alcuni casi però si può anche ammettere la presenza nel monomio di esponenti negativi e si parla in questo caso di monomi frazionari. Eh, in alcuni testi troverete che questa dicitura fa riferimento piuttosto a quelle che vengono comunemente definite le frazioni algebriche. Per cui per andare a vedere che cos'è un monomio e cosa non è un monomio, 5 alla seconda, b alla quarta oppure meno 3 a alla quinta, b alla settima sono evidentemente dei monomi, non sono invece monomi 2 alla seconda più b oppure 5a alla seconda b fratto c alla terza. Andiamo subito a vedere come si può ridurre un monomio a forma normale, quindi qual è la forma normale di un monomio? Un monomio si dice ridotto a forma normale quando è scritto come prodotto fra un numero e una o più lettere, tutte diverse tra di loro, con eventuali esponenti. In questo monomio, ridotto a forma normale, noi avremo quindi un coefficiente ed una parte letterale. Questo per l'appunto viene chiamato coefficiente del monomio, mentre il prodotto tra le varie lettere con i le loro esponenti si chiama parte letterale. In questo esempio possiamo anche vedere quello che è il grado di un monomio, che è la somma di tutti gli esponenti delle varie lettere. Quindi in questo caso questo monomio sarà di grado 3 più 5, più 2. Quindi il grado di questo monomio è pari a 10. È possibile anche definire il grado del monomio rispetto alla singola lettera e quindi evidentemente in questo caso il grado del monomio rispetto alla lettera A sarà 3, B 5 evidentemente e infine 2 rispetto alla lettera, eh, alla lettera C. Per parlare delle operazioni tra i monomi dobbiamo innanzitutto andare a definire un po' come abbiamo fatto anche per i radicali quello che vuol dire monomio simile. E allora come anche abbiamo visto per i radicali, i monomi sono detti simili. Se hanno la stessa parte letterale. Quindi, evidentemente 2a alla seconda è un monomio simile a 7a alla seconda, ma non a 7a alla terza, che evidentemente sono caratterizzati da parti letterali differenti. Monomi opposti sono monomi simili che hanno un coefficiente opposto con segno opposto. Andiamo a vedere più nel dettaglio quelle che sono le operazioni. Cominciamo a vedere l'addizione e la sottrazione tra i monomi quindi addizione oppure sottrazione, quindi somma algebrica sostanzialmente tra i monomi. La somma algebrica di due o più monomi simili è un monomio simile a quelli dati che ha come coefficiente la somma algebrica dei coefficienti. Per quanto riguarda invece la moltiplicazione, in questo caso i monomi non devono necessariamente essere simili per poter sviluppare le operazioni di moltiplicazione oppure divisione, che vedremo tra poco, il prodotto in particolare, per quanto riguarda quindi la moltiplicazione, il prodotto tra due monomi è un monomio che ha come coefficiente il prodotto dei coefficienti e come parte letterale il prodotto della parte letterale. In analogia è possibile definire la potenza di un monomio come quel monomio. Quindi potenza, come quel monomio che ha come coefficiente la potenza del coefficiente e come parte letterale, ovviamente la potenza della parte letterale, un esempio, 2a alla terza, b alla seconda, c alla quarta, tutto quanto elevato alla terza, diventa quindi 2 alla terza, quindi 8. A alla terza, tutto alla terza, per le proprietà delle potenze che abbiamo già visto nella seconda lezione, diventa a alla nona, quindi b alla sesta, c alla dodicesima. Concetto diverso è quello che dicevamo di chiamare la divisione tra, uh, tra monomi, che richiama un concetto importante che è quello di divisibilità, quindi un monomio è divisibile per un altro, il primo monomio si chiama dividendo in particolare, il secondo monomio, quello al denominatore, si chiama divisore, quando nel monomio dividendo, quindi nel numeratore, compaiono tutte quante le lettere che sono presenti al divisore, ma con esponenti maggiori o uguali, quindi per esempio. 7 a alla quinta b alla sesta c alla terza è assolutamente divisibile per 4 a alla seconda b alla quarta c, ma non è divisibile per esempio per 4 a alla sesta, in quanto 6 è maggiore di 5 per quanto riguarda a, oppure b alla quarta c e così via. Se il primo monomio è divisibile per il secondo, il loro quoziente è un monomio che ha come coefficiente il quoziente dei coefficienti e come parte letterale evidentemente il quoziente delle parti letterali. Un concetto molto importante che caratterizza i monomi, ma poi vedremo anche i polinomi, è quello del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo. Massimo comune divisore che si identifica con l'acronimo lettere maiuscole MCD, e minimo comune multiplo che invece abbiamo eh, sintetizzato in questo modo. Il massimo comune divisore, per quanto riguarda i numeri, eh, di due o più numeri, che cos'è il massimo comune divisore? È il più grande tra i divisori comuni, di conseguenza, non è altro che il prodotto dei soli fattori comuni presi un'unica volta con l'esponente più piccolo. Vi ricordo anche che il minimo comune multiplo di due numeri è il più piccolo invece tra i multipli comuni e quindi che cos'è? Il prodotto di tutti i fattori, tutti quanti, quindi non soltanto quelli comuni, quindi fattori comuni e non comuni, ognuno sempre preso una sola volta, però con il massimo esponente. Traslando questi concetti a quelli dei monomi è possibile quindi identificare il massimo comune divisore dei uh, monomi, um, come quel monomio che ha come coefficiente il massimo comune divisore ovviamente dei valori assoluti dei coefficienti, quando questi sono tutti quanti interi. Se invece sono frazionari questi coefficienti appare a 1, la parte numerica del monomio. Per parte letterale invece il massimo comune divisore restituisce il prodotto di esclusivamente lettere comuni a tutti i monomi prese una sola volta con il minimo esponente. Per quanto riguarda il, il minimo comune multiplo invece abbiamo che per quanto riguarda il coefficiente, analogamente a quanto visto in precedenza, il um, coefficiente sarà il minimo comune multiplo dei termini, dei numeri che costituiscono le varie parti uh, numeriche, se sono tutti interi, pari a 1 se invece sono uh, frazionali. Per parte letterale, il minimo comune multiplo fornisce il prodotto di tutte quante le lettere presenti tra i vari monomi, ognuna presa una sola volta con l'esponente massimo. Per rendere pratiche queste operazioni facciamo un esempio: abbiamo quindi 6 alla terza, B alla quarta, C alla seconda, D. Primo monomio, il secondo monomio è invece questo: quindi 2 alla seconda, BC alla quinta, e il terzo 4A alla quinta, B alla terza, CD alla terza. Andiamo a vedere qual è il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo tra questi due monomi. Per il massimo comune divisore sarà evidentemente 2A. La seconda, che evidentemente a è presente in tutti i termini, il grado più basso è il secondo. Per quanto riguarda B, anch'essa è presente in tutti i termini, il grado più basso è il primo. Per quanto riguarda C, nuovamente presente in tutti i termini, il grado più basso ancora una volta è 1, D non è presente in tutti i termini, quindi non fa parte del massimo condividore a differenza del minimo e multiplo che avrà 12 come parte numerica, quindi come coefficiente, e poi tutte le lettere con il loro massimo esponente. E questo è qua, ciò che riguarda il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. I concetti fondamentali li vedremo poi applicati a, sia alla scomposizione che alle frazioni algebriche e quant'altro. Si passa poi dai monomi ai polinomi, lo dice la parola stessa, per chi si intende un pochettino di greco. Noi abbiamo che il polinomio, che cos'è? È ogni somma algebrica di due o più monomi. In questo caso il polinomio è possibile che contenga anche dei monomi simili, in questo caso il polinomio si dice non ridotto a forma normale, quindi bisogna ovviamente addizionare i monomi simili e semplificare il polinomio riducendolo a forma normale. I polinomi così ridotti, se costituiti da un termine si chiamano monomi, due termini binomi, tre termini trinomi, quattro quadrinomi e così via. Il grado del polinomio è il grado maggiore presente fra i vari gradi dei monomi. E quindi per esempio se noi abbiamo 7a alla quinta, b alla terza, c alla seconda, più 3a alla quarta, b alla settima, c, meno 2a alla seconda, b, c alla terza, abbiamo che il grado di questo polinomio, bisognerà andare a contare ovviamente i vari i gradi dei singoli monomi, quindi qui abbiamo 5, questo è un 3, quindi 5, 3, 8, 2, 10, questo 4, è 7, 11, quindi è 12, questo invece è pari a 6. Quindi il grado del polinomio è pari a 12, in quanto è il grado massimo, poi possiamo anche andare a definire il grado rispetto a una delle lettere, quindi rispetto alla lettera A sarà ovviamente l'esponente massimo con cui compare l'A, A, in questo caso è 5, per quanto riguarda B sarà 7, per quanto riguarda C invece sarà pari a 3. I polinomi possono essere omogenei, se sono caratterizzati da tutti i termini, cioè tutti i monomi dello stesso identico grado, l'esempio che abbiamo fatto evidentemente è un polinomio che non è omogeneo, un polinomio può essere ordinato se eh, tutti i termini sono disposti in maniera tale che gli esponenti rispetto a una lettera siano in ordine crescente oppure decrescente, un polinomio può essere completo rispetto a una lettera se per questa lettera presenta tutti, tutte le potenze, quindi da quella di grado massimo a quella di grado 0, che viene chiamata termine noto o termine ehm, di grado zero del polinomio, un esempio di polinomio ehm, ordinato e completo in questo caso, 4x alla quinta. Più +5. Come vedete, sono presenti tutte quante le eh, lettere con tutti quanti i gradi da 5 che è il grado massimo fino a, al termine noto che evidentemente corrisponde a x alla 0, che come abbiamo visto quando abbiamo parlato delle potenze è sempre pari a 1, quindi scompare di fatto la lettera del nostro eh, monomio. Fine, così come abbiamo visto per i monomi, è possibile andare a definire le operazioni anche tra i polinomi. Ad esempio l'addizione, quindi la somma di due polinomi, non è altro che un polinomio che ha come termini tutti quanti i termini dei polinomi addendi. La sottrazione, che può essere vista come un polinomio che si ottiene andando ad addizionare al primo monomio, che si chiameremo minuendo l'opposto del secondo, che invece chiameremo sottraendo. Vi ricordo, polinomi opposti sono polinomi caratterizzati da um, segni differenti, segni opposti, evidentemente. Infine, per quanto riguarda la moltiplicazione, è possibile quindi moltiplicare un monomio per un polinomio e un polinomio per un altro polinomio. Per la moltiplicazione di monomio per polinomio, il risultato evidentemente è un polinomio che ha come termini tutti i prodotti del monomio per ciascun termine del polinomio dato. Quindi, ad esempio, 3 alla seconda b che moltiplica, 5aab alla terza più 2ab sarà uguale a. 15A alla terza, B alla quarta, più 6A alla terza, B alla seconda. Ovviamente si sfruttano le proprietà delle potenze che abbiamo più volte richiamato. Infine, la moltiplicazione di due polinomi: che cos'è? È il prodotto di due eh, o più polinomi, nel caso in cui siano presenti nella moltiplicazione più polinomi, che si ottiene andando a moltiplicare ogni termine del primo polinomio per ciascun termine del secondo polinomio e così via, e andando poi ad addizionare tutti i prodotti ottenuti, eventualmente semplificandoli qualora siano presenti dei monomi eh, simili. Facciamo un esempio anche per questa moltiplicazione. Parliamo in questo caso di polinomio per polinomio. Quindi a alla terza meno 2 a alla seconda sarà uguale a 3 volte a alla quinta, meno 3 per 2, 6 volte a alla quarta, meno ancora 2 a alla quarta, più... 4a alla terza. In questo caso evidentemente possiamo andare a sommare questi due monomi simili, quindi viene 3a alla quinta, meno 8a alla quarta, più 4a alla terza. Con questo abbiamo finito la lezione eh, odierna per quanto riguarda eh, i monomi e l'introduzione ai polinomi. Mm, vi ricordo che sono presenti molti esercizi mm, di nuovo sulla piattaforma Moodle e nella prossima lezione continueremo l'argomento di oggi, quindi quello sull'algebra, sull andando a definire i prodotti notevoli.